Quanto sei stupido. Ehi, hey James, che cosa ti va, amico? Petto? Ali? Tutto tranne la coscia, amico. Sta meglio, fa anche lo spiritoso. È cotto o no? Come ti senti? Dovrebbe essere cotto, assaggia. Piuttosto bene, meglio. Quanto è forte il dolore? A me piace. Su una scala da 1 a 10. Direi 3. Ti ricordi 3? La sera? Al campeggio? Forse 4. Beh, 4 è piuttosto buono, tutto considerato. Ma le proteine aiuteranno la guarigione. Ti ricordi, stavamo... Non crede? Sì, con il fuoco sono arrivate le ragazze. Sì, 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 sì. E poi tu come al solito ti sei... Male non fanno. Sì, però non è andata così bene. No, è andata meglio. Ascolta. Non posso aiutarti se non mi dici che sta succedendo. Era un cesso. Quindi se le cose peggiorano, devi farmelo sapere. Infatti ero un po' invidioso. Però poi, invidioso di me. Cerca di riposare. Lei non mangia il pollo, signor Marawa? No, dovremmo mangiare le uova. Anch'io ti avrei scaricato. Chris, vieni. Dobbiamo parlare. Certo. Che cosa vuoi? Prima pulisciti la faccia. Perché? Perché sei sporco di unto. Che differenza fa questo? Hai ucciso un uomo oggi, Chris. Guardalo. Il minimo che puoi fare è lasciare che ti tolga l'appetito. Devo sapere che sta succedendo. Che cosa stai pensando, eh? Cioè, a cosa stavi pensando? Aveva sparato a James. Aveva sparato al mio amico. Che cosa avrei dovuto fare? Lui non è tuo amico. Lo è. Lo sono tutti. Loro sono dei selvaggi. Anche io sono un selvaggio? È questo che vuoi dire? Chris, dove diavolo è finito il tuo rimorso? È così che funziona adesso. Guardati intorno. Non esiste più il bene, né il male, il giusto o lo sbagliato. Si tratta di noi o loro, e James è uno di noi. Conosci quei ragazzi da 2 giorni? Ho fatto quello che dovevo. Scusa, ma non mi dispiace. Oh mio Dio. Ricordi i primi mesi della scuola media? La scuola media? Mi nascondevo durante la ricreazione. Perché i ragazzi del football mi prendevano in giro, e lo ricordi? Tu che cosa mi dicevi? Ti dicevo di stare al gioco, di cercare di integrarti. Beh? La lezione era stare al gioco, comportarti come se, non diventare uno di loro. Tu non sei come quei ragazzi. Lo sappiamo tutti. Ma quello che hai fatto salvando James è stata una cosa enorme. Hai dimostrato quanto vali. Potresti venirne fuori da eroe. Io non voglio essere un eroe per loro e non dovresti nemmeno tu. Devi stare attento a come gestirai la cosa. Ci servono. No, non ci servono. A me sì.